Voi no, non guardate i miei capelli, ok? Facciamo finta che i miei capelli sono flawless oggi, ok? Ciao vampiri e benvenuti in questo nuovo video! Non so se avete notato, ma sono stata dalla parrucchiera ormai 3 giorni fa. Sì, li ho tagliati un bel po' perché effettivamente non ne potevo più di quei capelli stralunghissimi. Nonostante io ami alla follia i capelli lunghi, erano diventati veramente troppo pesanti ed ingestibili. Dunque, come avete letto dal titolo, oggi siamo qui per ricreare il look di mia mamma, ovviamente quando era giovine, quando era una ragazzina. Mi sono fatta inviare da mio fratello alcune delle foto di mia mamma quando era giovane, quindi cerchiamo di ricreare uno dei suoi look. C'è da dire che mia mamma non è mai stata una grandissima makeup artist, non che io lo sia. Quello che intendo dire è che all'epoca non si osava molto con il makeup, quindi i makeup erano molto classici, molto semplici, ecco. La prima foto che ho trovato è questa e come potete ben vedere dall'abbigliamento si tratta di un'epoca molto vintage. Non sono sicura, ma credo fossero gli anni 50/60. Vediamo un trucco molto molto soft, molto semplice. Mia mamma ha sempre avuto questa particolarità della punta del nasino molto rossa e come si può vedere anche in quest'altra foto, a parte l'acconciatura, il trucco praticamente è concentrato, vedo, su una matita nera all'interno dell'occhio e anche un po' sopra, con un ombretto molto shimmer che io amo proprio, un po' di fard, come si usava a dire all'epoca, e il rossetto. Però devo dire che mia mamma era abbastanza bravina con questa cosa, nel senso che non faceva degli obbrobri. Anzi, quando io ero piccolina, mi incantavo a guardare mia mamma che si truccava. E secondo me lei si è sempre truccata molto molto bene. Non sto parlando di queste foto perché qui era molto giovane, io non esistevo nemmeno, ma di quando io ero bambina, appunto, e ovviamente lei è migliorata nel corso degli anni. E ricordo che mia mamma aveva sempre questa pelle liscissima, perfetta, che io non ho, grazie mamma. Aveva sempre queste labbra rosso fuoco, sempre una matita nera, insomma, era sempre molto ben conciata. Ecco da dove mi è nata la passione per il make-up. A parte la location molto discutibile, mamma, non so tu dove abbia scattato questa foto. Anche qui possiamo vedere che il trucco è praticamente sempre lo stesso: una matita nera, un ombretto un po' shimmerino, fardo ovunque, rossettino, sempre sui toni del malva o comunque rosso. Mi tengo la foto qui come guida da seguire. Direi di iniziare. Prendo la Fall Back to Nature per vedere se all'interno può esserci qualche colore del genere. L'unico ombrettino che ci si avvicina un po' di più è questo, che si chiama Almond Joy. Quindi direi di provare ad iniziare con questo. Per avere un effetto più coprente, proverò ad applicarlo direttamente con il polpastrello. Dunque, parto dalla palpebra mobile e lo vado a dare, come si faceva all'epoca, fin sotto il sopracciglio. Il risultato con la Almond Joy non mi soddisfa per niente, quindi vado a prendere questo ombrettino qui super shimmer dalla palette di Essence e vado a ripassarlo sopra. Punto, andiamo a prendere una matita nera e la andiamo a dare sia nella rima inferiore sia quella superiore e anche un pochino all'esterno. Ok, così dovrebbe andare. Ovviamente sugli occhi di mia mamma ha tutto un altro effetto rispetto ai miei occhi perché abbiamo due tipologie di occhi completamente diversi, quindi risulterà diverso, però il concept è quello. Una volta fatto questo, si va ad applicare il rimmel, come si diceva prima. Non
non lo vado ad applicare anche sotto come faccio di solito, perché non si usava fare questo. Adesso è arrivato il momento del fard, che andrò a prendere da questa palette di Make Up Revolution, e andrò a fare un mix di questo e questo, che sono i colori più scuri. Come vedete sì, è quasi finita, perché io non amo per niente questa palette. Non andrò ad utilizzare il mio classico pennellino angolato, ma bensì un pennellino più fluffy. C'è da dire che lei aveva anche un po' di Cooper Rose, si vede perché nessuno va a mettersi il fard fin qui, però portava comunque il fard fino a sopra le guanciotte per esaltarle ancora di più, ed è quello che faremo anche noi. Ci stiamo avvicinando, ragazzi, io il look lo vedo. Lo vedo, voi lo vedete? Io lo vedo. Ditemi ancora che non somiglio a mia madre. Siamo due gocce d'acqua. Guarda. Così. Sul naso. Spiegatemi il perché di questa cosa. Ok, per rendere la mia fronte un po' più piccola ne vado ad applicare un pochino qui, perché come vedete mia mamma ha una fronte molto piccola, molto bassa. Ok, niente blush, niente illuminante, niente di niente, ma una sola cosa concedetemela, ovvero il fixing spray, perché la mia pelle sta seccando letteralmente. Questo non è in realtà un fixing spray vero e proprio, ma è un'acqua termale di Avène e mi aiuta tantissimo con la secchezza del viso, quindi andiamo ad applicarlo. Mio Dio, non riesco a guardarmi. Ok, fatto questo passiamo alle labbra, che sono molto importanti. Vado ad applicare una matita, io non ho una matita rossa, quindi ne applicherò una di un rosa abbastanza marcato. La matita si applicava solo sul contorno labbra, non su tutte le labbra. E per riempirle vado ad utilizzare questo lip gloss di Essence, il Matte Matte Matte. Ok, a questo punto questo è l'aspetto che do. Io non riesco a guardarmi, non riesco veramente a guardarmi. Mi sembra veramente di aver fatto un tuffo nel passato. Fatto questo, dobbiamo pensare ai capelli e all'outfit. Ok, rieccomi qui. Ora sì che mi sento davvero negli anni 80. Ho cercato di ricreare un look simile a questa foto qui, in cui mia mamma ha quei due maglioni giganti. Per quanto riguarda i capelli, potrei anche lasciarli così, perché comunque andava il mosso, riccio, capelli un po' scombinati. Però ho rubato le mollettine a mia figlia, perché non trovo più le mie, ma all'epoca si usavano queste mollettine, ok? Nere, ma si usavano. Cerchiamo magari di fare questa cosa così. Look anni 50/60/70/80. Fatemi sapere se secondo voi somiglio almeno un pochino a mia mamma con questo look. Scrivetemi giù nei commenti se questo video vi ha fatto piacere, se vi ha divertito, se anche a voi sembra un pagliaccio, se anche le vostre mamme o le vostre nonne si truccavano così all'epoca. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mamma, perdonami, ti prego. E noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio e zaine spalla. Ciao!